sentendo anche le parole che sono state pronunciate prima, il tipo di accoglienza che riserva il territorio di Osnago, questa fa sì che se ci devono essere dei ringraziamenti veramente particolari, devono prima di tutto andare a ogni cittadino, a ogni persona qua dentro, perché è proprio da loro che parte la vera politica dell'accoglienza e dell'integrazione, quella che poi noi dovremmo tradurre in progetti politici, dovremmo tradurre anche in legge, ma parte da voi, dal territorio. E vedere una salma così piena, numerosa, testimonia quanto l'Italia sia già cambiato, quanto noi dovremo riuscire ad adattare le nostre politiche, la nostra visione a quello che sta succedendo sul territorio. Sono state dette tante cose, ma i ringraziamenti vanno anche alle istituzioni. Vedo tanti sindaci qua in sala e questa fa piacere, sottolineando anche la presenza di donne. E quindi è proprio un piacere vedere la presenza di sindaci in sala, che non è scontata, perché in questo periodo, un periodo di crisi dove le persone che si trovano in difficoltà, le persone che affrontano le maggiori difficoltà sono proprio i sindaci, che giorno dopo giorno devono affrontare quelle che sono anche le ristrettezze economiche che sta attraversando il nostro paese. E quindi questa è una... È un sostegno che dovremmo fare tutti noi, ma anche partendo dal governo. E proprio anche ai sindaci vorrei una maggiore attenzione, forse anche in particolarità ai progetti europei che vengono presentati dal Ministero, ma in un momento come questo uscire dalla crisi vuol dire anche appartenere a una grande famiglia. E quella grande famiglia che dà la possibilità di rafforzare le capacità dei giovani, ma in tutti i settori. E per questo che mi è piaciuto il programma e il progetto della casa di Don Guanella, perché è un progetto che racchiude tutto, è un progetto che non guarda l'origine della persona, è un progetto che dà la possibilità ai giovani di poter di fare la possibilità di una lotta contro la dispersione scolastica, la possibilità di poter essere recuperata attraverso un mestiere, la possibilità di poter crescere, diventare autonoma, la possibilità di un stile di vita diverso e di un'accoglienza diversa. Tutto va chiuso all'interno di un progetto che di fatto diventa una buona pratica che può essere facilmente esportata su tutto il territorio. È da qui che il territorio diventa ricchezza e di quella ricchezza noi dovremmo essere fieri anche come paese, esportarla in tutto il territorio. E è su questo che bisogna cercare di allungare lo sguardo e non tanto soffermarsi su chi ha diritto e chi non ha diritto. Perdiamo tempo, abbiamo tante energie che possiamo mettere insieme e insieme possiamo uscire dalla crisi. Ringrazio anche il Consiglio dei Giovani, e questo è un appello, ma anche sia al territorio ma anche a noi stessi a livello centrale, a poter agevolare questa forma di finanziamento sul territorio. Un ringraziamento ai miei colleghi deputati Veronica e Giammaglio, che giorno dopo giorno noi ci troviamo, affrontiamo le difficoltà sia dentro che fuori. All'interno il dialogo non è facile, dovremmo ci confrontiamo tutti i giorni con un altro linguaggio, con un altro approccio, un altro modo di fare politica, ma l'importante è quello di poter mantenere ben fermo lo sguardo su quelli che sono gli obiettivi di una società diversa, quelli che sono gli obiettivi di una società che deve mettere al centro le diversità. Un ringraziamento alle forze dell'ordine, alle istituzioni religiose, ma anche al prefetto. E il prefetto che dovrebbe essere anche la casa di quello che in tutti i territori dovrebbe mediare i conflitti sociali, la possibilità di mettere, di coordinare anche tutti i soggetti per riuscire anche a dare una continuità a quello che una risposta a quelli che sono i conflitti sul territorio, i conflitti sociali che diventano sempre più numerosi. Ho sentito parlare
parlare dell'importanza della scuola e vedo tantissimi bambini qui e questa giornata che ci unisce perché noi oggi parliamo di un tema molto bello, quello della cittadinanza. La cittadinanza è un percorso che non deve riguardare soltanto la parte giuridica, ma un percorso anche culturale, un percorso che noi dovremmo fare sul territorio, quella di conoscenza, di sensibilizzazione, e la cittadinanza onoraria è uno di quei momenti perché permette a ciascuno di noi di poter aprirsi, di poter accogliere l'altro e soprattutto di poter far capire a chi viene da un'altra terra, a chi è nato sul nostro territorio oppure è arrivato molto presto sul nostro territorio, che appartiene di fatto a questa comunità. E anche questo è il modo di fare educazione civica. Vedo tantissimi bambini e mi viene in mente che in questi giorni io ho guardato le fotografie, molte delle fotografie che ho fatto in questi ultimi tempi, e una cosa mi ha incuriosito. Sorridevo solo quando c'erano i bambini e su tantissime fotografie, e quindi sono andata a vedere capendo anche che i bambini sono il nostro futuro. I bambini, noi dobbiamo dare coraggio, sorriso e forza proprio per riuscire a pianificare il futuro. Dovremmo regalare a loro quella speranza e non riversare sui nostri figli tutte le nostre frustrazioni, non riversare sui nostri figli l'odio, non li facciamo un regalo. Forse dovremmo cominciare a guardare un attimino le nostre azioni per capire che quei bambini che noi stiamo guardando un giorno saranno i dirigenti di questo paese, e dirigere questo paese vuol dire avere già un approccio di pari opportunità, vuol dire avere già una mentalità, una visione aperta, vuol dire capire che le persone che sono sul territorio, che nascono, che appartengono a questa terra, sono persone che possono dare un contributo anche per il nostro paese. Le diversità devono essere una ricchezza e non un motivo di scontro. E quindi guardando i bambini è difficile comunque poi arrabbiarsi, è difficile poi riversare tutto l'odio. E guardavo sempre quelle foto perché per me era un momento bello, in 6-7 mesi di attacchi, di insulti. Nonostante questo, quando guardavo i bambini sorridevo, perché io so che quei bambini sono loro che ci potranno salvare da tantissime situazioni, ma se vogliamo questo dovremmo anche noi essere capaci di guidarli.